è partito prostrato sui piedi, è ormai il padrone del paese e offre la sua benevolenza a questo o a quel ministro, proprio come fa un sultano con il suo harem. Ed eccolo qua il nostro sultano Berlusconi, sventolato da due dei più serviti giornalisti televisivi, Emilio Fede e Bruno Vespa, e poi accompagnato dai ministri Brunetta, Tremonti, La Russa, Bondi, Alfano, vestiti da odalischi che ballano una goffa danza del ventre. Questo è l'harem di Gian Piero Ghiselli.